A Videotalk con grande piacere diamo il benvenuto ai Gianteo. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Allora, iniziamo subito a definire chi è chi. Gian Carlo e maglietta chiara, dico bene? Yes. E Matteo Teo maglietta rossa. Qui almeno abbiamo dato un'identificazione. Perché al di là del piacere di trovarvi, l'occasione è anche per parlare del vostro nuovo singolo intitolato Universo. Sì. Vai tu? Chi parla? Parliamo tutte e due, dai. Allora, Universo è un brano che è nato a febbraio di quest'anno, è una canzone che ha preso ispirazione dagli anni 60 americani, quando c'era il boom economico ma anche il boom mentale della situazione, lì per cui c'erano il periodo degli astronauti che vivevano queste come delle star, erano visti come Elvis Presley. E da lì è nata questa idea di creare questo testo leggero, facile, di un'identità che universo significa un'unica direzione, nel senso che adesso le storie d'amore durano il tempo che trovano. Dato di fatto che comunque le storie una volta duravano molto di più per una concezione comunque diversa, c'era una fermezza diversa, le decisioni erano più stabili e le persone si identificavano più in quello che facevano. Ed è nata questa canzone, che poi in realtà non è esattamente il primo singolo, ma è il secondo singolo del nuovo album, perché il primo singolo è Catene, che è il pezzo dedicato alla nostra società della ginnastica dinamica militare italiana, e l'abbiamo fatto in collaborazione con l'esercito, e quindi questo è in realtà il secondo singolo che è uscito. Per dirla tutta, il vostro è sostanzialmente un ritorno, se così lo possiamo definire. Sì, assolutamente sì. Poi parla un po'. Definiamolo. Grazie per avermi posto la domanda. Immaginavo che questa domanda. Grazie per averci fatto questa domanda. Guarda, ti dirò che fondamentalmente noi siamo sempre stati uniti, sempre, come l'America, appunto, siamo sempre stati uniti. Abbiamo avuto un periodo in cui ci siamo fermati un attimo perché abbiamo incominciato, lui ha cominciato a creare in particolare e a concepire una scienza motoria diversa, ha fatto diversi studi, si è raccolto perché comunque è anche laureato in scienze motorie, comunque sia fisioterapia, fa sempre corsi. E si è inventato, cioè ha riabilitato questa vecchia ginnastica militare dinamica, dandogli un trucco suo che ha una valenza reale fisicamente. Infatti, cioè, il valore di quello che lui ha fatto si riporta anche nell'effettivo, perché è una tecnica che permette di muovere continuamente tutti i muscoli senza concentrarsi in uno o nell'altro. Un'ora di concentrazione sia fisica che mentale sta piacendo tantissimo, perché veramente è risolutiva. E mentre lui stava perfezionando questa cosa, io seguivo il suo progetto da lontano e continuavo comunque a fare musica. Ma in questo tempo, visto che il mio socio aveva bisogno di più tempo per concentrarci in questa cosa, mi sono concentrato un po' di più nelle produzioni, in altre cose, per cui questo è così come è andata. È stato, insomma, l'evoluzione di questo percorso iniziato un po' di tempo fa. Io devo dirvi la verità, ho faticato a trattenermi qui tranquillo, perché mi sono documentato, ho visto delle immagini, volevo già andare a correre, fare cose, perché... Sì, esatto. Ma pensa che noi avevamo un gruppo, si chiamava Gruppo di Libere Ricerche. Sì. E come, pensa al caso, com'è questo gruppo di Libere Ricerche, noi avevamo un progetto all'inizio di racchiudere questa corrente, come era il clan di Celentano una volta. Certo. Poi, avendo la possibilità di avere un'etichetta discografica storica, la sala, delle sale di incisioni, abbiamo tutto per la produzione, edizioni musicali, qualsiasi cosa, pensavamo di portarci dentro artisti, attori, pittori, cantanti, sviluppare nuove cose per il futuro, e noi ci siamo realizzati in quello che pensavamo di fare. Cioè, abbiamo veramente realizzato qualcosa di innovativo, lo stiamo buttando dentro. Cioè, e avevamo questa energia imprenditoriale che ha dato i suoi frutti, e adesso in questo momento stiamo abbinando la musica a questo e faremo cose spettacolari nei prossimi anni. Siamo stati a bere con bicchieri mezzi pieni, muovendo il sedere.
stiamo anche vedendo alcune porzioni di questo video che ha come non solo ispirazione musicale, ma proprio anche è stato girato in un locale che richiama proprio lo stile USA, sì, anni 60, no? Sì, abbiamo girato in un locale che si chiama Route 66, che è qua in provincia di Brescia, noi siamo bresciani, e ringraziamo il locale, è un locale dedicato appunto agli anni 60. Abbiamo trovato le pin-up, abbinato comunque al video tutti i personaggi comunque inerenti alla storia musicale di quel periodo, e abbiamo fatto questo video semplice ma molto efficace diretto. Tra le altre cose, dopo Catene, dopo Universo, state lavorando a un nuovo album, no? Abbiamo il terzo singolo, che è una bomba atomica, e wow, uscirà dopo il 15 agosto, che si chiama Mar Profondo, sarà un nuovo singolo, e abbiamo già pronto l'album. Abbiamo rivalutato la melodia, cosa che al giorno d'oggi sta un po' scemando, anche perché noi produciamo anche per altre persone, abbiamo sempre prodotto anche per altre, abbiamo scritto per altre persone, scriviamo per altre persone. Abbiamo contratti con Universal, con Sugar, come autori e compositori, per cui siamo stati un po' troppo dietro le quinte, come nell'inizio della nostra carriera avevamo delle grandi possibilità e siamo incappati in ostacoli burocratici che non dipendevano molto da noi, però andremo in un discorso discografico che non so ai tuoi ascoltatori se fa molto piacere. I famosi meandri della discografia. Comunque sono sempre state tutte scelte nostre, qualsiasi cosa, avendo comunque partito, siamo stati alle Iene, siamo stati da tutte le parti, abbiamo vinto il Festival Show, abbiamo fatto veramente tante cose. Pianista Castrocaro, sì, una vita sì, fa. Sì. Abbiamo fatto veramente tante cose molto importanti, ma tra queste cose importanti il problema non è stato mai la nostra musica, è stato la gestione delle persone che volevano lavorare con noi. Adesso abbiamo risolto il problema tagliando fuori completamente tutti e lavorando solo io e lui, di modo che adesso abbiamo il controllo di tutto e l'armonia, e soprattutto non vediamo innanzitutto la parte lucrofila della situazione, passiamo direttamente all'azione come vogliamo, nella pura libertà del nostro spirito e della nostra filosofia di vita. Beh, diciamo che dopo, riprendendo il discorso della ginnastica dinamica militare, dopo un periodo di allenamento, adesso c'è da fare la performance, quindi siete andati in prima linea, insomma. E poi abbiamo anche una fortuna, perché abbiamo 37.000 atleti in Italia che ci seguono. Noi siamo un gruppo, ovviamente, a parte i creatori della ginnastica dinamica militare, abbiamo un bacino di utenza fuori di testa. E quindi in espansione oltretutto, arriveremo in tutta Italia, stiamo spaccando in tutta Italia con la nostra disciplina, quindi abbiamo abbinato le due cose, l'intelligenza musicale e l'intelligenza motoria, noi lavoriamo su quello. E si sposano benissimo queste due, sì, cose. E quindi ci sta la grande, anche perché comunque mettere sotto un pezzo, non so, di Balboa, comunque, che sarebbe anche della Sinfonia di Philadelphia, che comunque sono bellissimi pezzi, comunque un pezzo motivatore americano, non so, un pezzo di Eminem e via dicendo, ho detto, perché non lo scriviamo noi? C'è sempre giustamente. Scaroffi, visto che facciamo ginnastica dinamica militare italiana, il giantiero comunque italiano, fondatori della ginnastica dinamica, i pezzi ce li facciamo noi, con siamo appunto, siamo... Mi sembra che il ragionamento non fa una grinza. Da che mondo è mondo, la ginnastica, l'attività fisica in generale è quasi sempre supportata dalla musica, voi ve la cantate e ve la suonate, insomma, definitivamente. Certo. Noi siamo anche fuori dagli schemi, perché molte volte bisogna essere per forza artisti, anche se si è dall'altro canto antisalutari, antisalutisti, diciamo, nel senso che uno deve fare una vita regolata e via dicendo. Noi siamo l'opposto esatto. Cioè, che è una cosa strana, perché comunque un cantante, uno che fa una vita del genere, comunque sì, cantautori, non è che noi siamo delle persone sane, cioè io sono vegetariano addirittura, e zero alcol, zero tutto, ci alleniamo, stiamo bene e facciamo anche della musica, che dal nostro punto di vista è molto valevole. Poi ovviamente sarà l'ascoltatore a dare un giudizio finale, perché ovviamente ci mancherebbe altro, però siamo un mondo diverso che ci siamo creati negli anni di sviluppo. Adesso, come diceva Giancarlo, abbiamo il nostro studio di registrazione, abbiamo le nostre edizioni, abbiamo la nostra società sportiva a livello nazionale, tutto,
facciamo noi, i nostri produttori. Piace a me, piace a lui, piace a tutti. Cioè, non è che noi abbiamo, però fatti bianco platino, metti i tacchi 12 perché no, lo faccia qualcun altro, benissimo, la libertà, però noi siamo altro. Certo, certo, mi sembra il ragionamento assolutamente è perfetto. Insomma, in attesa allora di questa nuova bomba musicale dopo il 15 di agosto e naturalmente l'album, vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Io poi mi vorrò informare perché voglio diventare bello, alto, biondo, ricco e famoso. Quindi c'è questa roba, c'è la possibilità. Se posso dirti in chiusura, a mio parere, noi non crediamo di fare, cioè, per le bombe che sono per noi, magari per un altro non lo sono, però cerchiamo di creare una valida alternativa, una proposta musicale alternativa a un mondo discografico molto aperto, molto vario, per cui siamo contenti se le persone piace questa cosa. Non siamo persone del late, quindi quando ascoltiamo materiale semplicemente abbiamo la fortuna che nella tecnologia, se io clicco questo, cambio e guardo ascolto un'altra cosa, però è molto, cioè, questa è la nostra filosofia. Siamo fortunati, abbiamo avuto tutto dalla vita e dal Signore, per cui è bello, la nostra felicità nella vita, in quello che è, ci piace darlo agli altri e ci piace che gli altri abbiano un'alternativa musicale, e credo che la nostra sia, almeno a me fa felice. Siamo in due, sì. Fantastico, vi auguro un grande in bocca al lupo. Grazie Paolo. E ci vediamo alla prossima allora. Certo Paolo, grazie per il tuo tempo e a presto. Ciao ragazzi. Ciao Paolo. Ciao ragazzi.